Sogni pericolosi. Sempre la solita canzone, non puoi svegliarti con qualcos'altro. Oh, Missy Miss è l'unica cosa che mi dà la carica, papà. Sveglia, Musto Hayes! Sono in vendita i biglietti per il concerto di Missy Miss! Il concerto? Me ne ero dimenticata! E così mi ha detto Percy, è solo un gatto. E io a lui? Non è vero! È di razza pura, lo sai! Mamma, ho bisogno di... È esaurito! Non ci sono più biglietti per il concerto di Missy Miss! Non fare così, Betty. Ho venduto parecchia roba a quelli del teatro. Forse riesco ad avere un biglietto. Ah, dici sul serio? Sarebbe fantastico. Ho detto forse, questo non significa che ce la farò. Non hai preso i biglietti? Oh, ma quanto mi dispiace. Io ne ho tre per la primissima fila. Servono i biglietti, visto che mio padre mi procurerà i pass per il backstage. Sul serio? Ce ne sarà uno anche per me, vero? Oh, figurati, non ce la farà mai. Lo dici tu. Io invece credo che ce la farà. Allora sarebbe bello! Questo segnale significa che devo chiamare papà per i biglietti, ciao! Ho captato uno strano segnale dal pianeta Sonnambulus. C'è un'enorme fonte di energia che pulsa da un salone di bellezza. Preferisco combattere con un mostro piuttosto che avere a che fare con Penelope. Problemi sul pianeta Terra? Credo che il capitano preferisca non parlarne. E mio padre mi fa: ma ascolti sempre questa roba? E io, certo, è l'unica cosa che mi svegli. E ora non ho idea di dove andare a prendere i pass per il backstage del concerto di Missy Miss. Ho solo detto che i peloniani capelloni pagano un extra. Vi sembra tanto strano? Guardatelo! Mi avete salvato! In cambio, shampoo e piega gratis, vi va? Perché il mio casco è diverso dagli altri? Tu sei Atomic Betty, per te solo il meglio. È arrivata l'ora della nanna! Devo trovare i pass. Devo trovare i biglietti. 10 cristallini atomici come avevamo stabilito. E ora sparisci. È tutta sua, capo. Oh! Il mio nuovo invasore onirico mi darà l'accesso ai sogni di Betty e così finalmente riuscirò a scoprire qual è il suo pianeta d'origine. Per parlarmi usa queste. E tieni giù le mani dai comandi che fanno restare quei due babbei addormentati. E ora tira quella leva. Pronti per il decollo, capo. Voglio sapere su quale pianeta vivi. Maximus! Mai!
Oh, io sto morendo di fame. Avrei proprio voglia di un po' di vermetti sincorviani al cartoccio. Forse dovrei svegliare il capo. Oh, ma è così di cattivo umore quando si sveglia. Lui è sempre di cattivo umore. Dobbiamo esserci addormentati. Da quanto è qua hai i capelli? Probabilmente erano nel casco. Capo, svegliati! Dobbiamo andarcene, ricordi? Capo! Idiota! Hai disattivato l'invasore onirico perché avevi fame! Stavo quasi per scoprire qual è il pianeta di Atomic Betty! E se non foste riuscito a scoprirlo, invece, o se ci aveste messo tutta la vita? Non potevo saltare il pranzo! Ho deciso, distruggerò Atomic Betty nei suoi sogni, che equivale a distruggerla nella vita reale! E adesso riaccendi l'invasore onirico! E togliti quella ridicola parrucca! Devi distrarre Minimus mentre io cerco di inserirmi nell'invasore onirico. Mi auguro di cuore che i vermi sincorviani piacciono anche a lui. Profumo di vermi sincorviani. Capitano! X-Five! Come hai fatto ad arrivare qui? E soprattutto dove siamo? Nei tuoi sogni. Maximus è entrato nei tuoi sogni con l'invasore onirico. Io l'ho seguito interfacciando il mio sistema. Maximus vuole scoprire il pianeta da cui arrivi in modo da, come dire, distruggerlo. Ultimo avvertimento. O mi riveli subito qual è il tuo pianeta d'origine o non uscirai viva da questo sogno. Con te non ci parlo nemmeno in sogno! Così sì che si addice al tuo look molto quadrangolare. Minimus! Si sono infiltrati! Lo stupido barattolo è qui dentro! Fallo uscire! Oh, sì, certo, vostra magrezza! Mi piacerebbe finirti la piega, ma purtroppo devo farti prigioniero! E ora muovetevi! Fra un attimo sarete in gabbia! Ma quale gabbia? Non ci credo e con questo si è giocato la mancia! Su, Atomic Betty, dimmi qual è il tuo pianeta d'origine, altrimenti peggio per te! Questa è la mia risata! E questi sono i miei cinghiali budonchiani! Allora, dove ero rimasto? Ma certo! Forza! Dimmi qual è! Terminium? Celebra? Riesco a vederlo! Funziona! Devo svegliarmi! Dobbiamo darle una mano! Ci sono! Lei si sveglia con la musica di Missy Miss! Per quanto vasto sia il mio database, non credo di avere quel tipo di musica in memoria. Sta zitto! Trovato! Spero che tu li abbia pagati questi MP3! Che strano pianeta! Il suo aspetto non mi è nuovo! Devo svegliarmi! Missy Miss! E vai! Cosa fai? Torna a dormire! Questi due mascalzoni si faranno una bella dormita! Huh?
incontrerà Missy Miss, perché non ci sarà nessun pass per il backstage. Oh! Mio padre forse riesce a procurarmi un biglietto. Tutto qui. Lo sapevo che era una bugia. Sei sempre la stessa. Veramente nemmeno noi abbiamo i biglietti. Penelope ha detto una bugia soltanto per fare colpo. Io? Non è vero. Io... Ciao, Betty. Tuo padre ti manda questo. Grazie. È un biglietto per il concerto di Missy Miss e vai! Forte! Vedi, a volte i sogni si avverano. Già, ma per fortuna non sempre. Call me up.